Sassari, Alghero e Porto Torres insieme per difendere la dignità dei nostri territori, dei nostri concittadini che sono di grande impatto, che richiedono grandissimi sacrifici a fronte di nessun beneficio. Allora la dimostrazione di un territorio che si muove unito con il sindaco di Sassari, il sindaco di Alghero, il sindaco di Porto Torres, ma anche gli altri sindaci della rete metropolitana, mi pare che sia la dimostrazione di quello che serve per ottenere ciò che ci spetta. Ad oggi abbiamo dei progetti calati dall'alto senza nessuna condivisione, con oneri certi, con servitù trentennali certe e nessun vantaggio per la nostra popolazione e per il nostro territorio, che invece necessita di avere energia a basso costo, compensazioni ambientali, infrastrutture. Tutto questo non viene fatto a fronte di investimenti che invece producono profitti enormi per chi li fa. Ecco, questo non è tollerabile, non è pensabile che la Sardegna e in particolare il nord-ovest sia sottoposto a una colonizzazione di fatto energetica, dovendo poi pagare il costo dell'energia più di quanto non si paghi nel continente e avere nessuna prospettiva rispetto a ciò che avverrà anche negli anni futuri. Ecco, non vogliamo altre aree industriali come quella di Porto Torres inquinate e abbandonate. Viene detto tra l'altro che non ci sarà un impatto ambientale perché sono a 12 miglia dalla costa. Non è vero, perché pale eoliche e altri 300 metri si vedranno, modificheranno il nostro panorama. Il nostro paesaggio è un patrimonio, perché sul nostro paesaggio noi costruiamo il nostro futuro anche economico, quello turistico in particolare. Ecco, anche una presa in giro di questo genere mi pare che non sia tollerabile. È necessario che ci sia una inversione di tendenza e un coinvolgimento, ripeto, attivo dei territori, dei sindaci e della regione.